Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In compagnia mia c'è sempre Ale Audio. Ciao a Ciao a tutti tutti ragazzi. ragazzi. E qua alle spalle di Ale ci sono due bei bestioni. Vabbè, uno ce l'avevamo già e l'altro invece è il nuovo arrivato. Perché dovete sapere che Perché dovete sapere nella che nostra nella nostra azienda, azienda fino a fino ieri a abbiamo ieri fatto abbiamo fatto la lavorazione la lavorazione minima, minima, quindi quindi con con il il solito solito coltivatore. coltivatore. Invece Invece adesso abbiamo preso un bel abbiamo preso un bel 8R, otto R, un un 8000 nei 310, 8310, se se non non sbaglio, sbaglio, no, del 2050. 2020, proprio la serie più Sì, moderna. sempre con i soliti LED, Soliti sì. LED, sì. E facciamo il Facciamo il dondi che dondi va che giù va giù negli negli 80, 80, gli gli 80 80 centimetri. centimetri. Quindi Quindi facciamo facciamo la la non non più più da da minima minima lavorazione. lavorazione. E E quindi quindi al al 6M 6M ci ci abbiamo abbiamo attaccato attaccato un un bell'elice bell'elice rotante. rotante. Sì, in modo Tutto da qua. compensare i vari lavori. Sì. Adesso Adesso però però purtroppo purtroppo staranno staranno fermi fermi entrambi entrambi perché perché bisogna bisogna seminare. seminare. Esatto. Però Io c'è da magari dire una prenderò su un cosa. 6M. 6M. C'è da dire una cosa, che i soldi che vedete in alto a destra e i fondi che abbiamo utilizzato per l'8R e il dondi l'abbiamo presi dai contributi che ogni anno ci dà lo Stato per appunto mantenere la nostra azienda. E Sì, che però quest'anno, adesso che adesso che facciamo facciamo che non che non facciamo più facciamo la più la minima minima lavorazione, lavorazione, non non ci ci ridanno ridanno più. più. Quindi adesso Purtroppo sono no. però Quindi hanno adesso detto adesso se non non facendo facendo la la minima minima lavorazione lavorazione ci ci paga paga di di più più raccolto, raccolto, rende rende di di più. più. Quindi diciamo Diciamo che che quindi diciamo che possiamo partire sì. immediatamente portando a casa i Vado mezzi. avanti io che Io che vado a vado a 42, 42, va va bene? bene? Vai. E quindi io ti sto Quindi dietro. ecco, l'unica pecca di questo 8R che ha il segnale di gongo, cioè, segnali di gongo un po' larghi, però va bene, non aveva la testa. L'interno, ovviamente, come ho detto, è da 2020, quindi si divimpelle tutto. Sì, però c'è da stare attenti che non prendi su qualche albero. Eh sì, appunto. Vabbè, Vabbè, col col dondi è un dondi po' è un po' difficile difficile prenderlo prenderlo perché perché sono sono larghi larghi come come segnali segnali di di gongo gongo, o dondi, dondi, però però insomma. insomma. Ma anche per l'altezza c'è da stare attenti. Vero. Eccoti qua, Eccoti io qua, io adesso adesso sto sto guidando in guidando in prima prima persona, persona, ho ho rischiato rischiato di di prenderlo. prenderlo. E allora? Beh, anche io sto guidando in prima persona, perché in prima Appunto persona. questo dondo di Di qua, qua, un un 3 3 metri metri e e mezzo, mezzo, invece invece l'elpice è l'elpice è un un 4 4 metri. metri. Poi non notate che noi guidiamo in mezzo strada perché oggi è domenica e quindi non gira nessuno. Sì, ma Sì, poi ma poi non non c'è c'è nessuno. nessuno. Strada Strada lunga o lunga o strada strada corta? corta? Bestia. Aspetta, Lunga. fammi riparare il dondo, aspetta. Vai a creare la costellazione amichevole. Vabbè, intanto Mi hai rotto siamo. una zappa. Adesso Adesso sono, non ti non ti pago pago lo lo stipendio per stipendio un per anno. un anno. Vabbè. Siamo soci e non mi pagano lo stipendio quando in realtà siamo due capi, però vabbè. Sì. Dettagli. None però sti alberi. Comunque anche se è un Anche se è bel un bel trattorino comunque trattorino comunque rimane rimane sempre un bel sempre un bel trattore anche lui. trattorino. Sì. Però il Però il bello è bello è che che adesso adesso abbiamo abbiamo due due John Deere John Deere tutte e tutte e due due dal dal 2020, 2020, intanto intanto poi poi lo lo segniamo segniamo i i leader leader del del 2020. 2020. Qua stavamo seminando, infatti adesso continueremo. Sì. Bravo. Bravo. Non Non so so se se c'è c'è già già il il Q5, T5. non... sì, Sì, c'è già il c'è il Q5 attaccato. T5. Tu Tu vai vai col col Q5, Q5, io io prendo prendo il il nuovo nuovo per per andare andare per per Fiat Fiat Agri Agri per per la la parcheggiata. parcheggiata. Guarda, Guarda, io io essendo essendo che che 4 4 metri metri qua qua non non penso penso ce ce ne ne stanno stanno due due per per bobo. bobo. Io Allora, provo a formula. metterlo qua. Te mettilo lì, io lo metto qua di fianco alla stalla e dopo il massimo lo Sì. spostiamo. Facciamo una Facciamo una cosa. cosa. No, No, niente. niente. Niente, va bene. Ok. Direi che RIP. John Deere può stare qua. No, No, pensavo pensavo di di mettere mettere qualche qualche attrezzo attrezzo qua qua dentro. dentro. C'è C'è qualcuno qualcuno spazio spazio di di questo questo qua qua dentro. dentro. Dove? Ti ho È perso. 40, però ho pensato che c'è già la Pensato che c'è già la trebbia qua trebbia qua dentro. dentro. No, la trebbia non viene qua dentro. Non ci passa. Ah, è Ah, è vero! vero! Ma allora Ma allora possiamo possiamo mettere mettere qua qua quanti quanti attrezzi, attrezzi, mi dici? dici? Vabbè, Vabbè, tipo tipo quelli della quelli della stagione. stagione. Ci Metteremo lì infiliamo più dentro avanti. la Sì, più avanti l'attrezzo. faremo Faremo questa questa modifica modifica più più avanti. avanti. Io Adesso corro Bomber dal va a T5. parcheggiare. Io solo devo Adesso devo prendere il prendere New il New Holland. Holland. Ah, quindi ci invertiamo, va bene. Cioè, Cioè, scusa, scusa, no, 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 scusa, scusa, io devo io devo prendere il prendere il Fiat Agri, Fiat Agri, non però avevo il capito. Fiat non ha attaccato niente, Sì, né? Sì, infatti infatti ci ci devo devo attaccare attaccare lo lo spazio spazio fertilizzante. fertilizzante. Ok. Ok.
però già che ci penso è meglio che facciamo un cambio. Uno perché il Nola va più veloce, che io devo andare a utilizzare nei campi. Due, il Fatagri ha più cavalli. Fammi... Quindi possiamo... Ah, quindi arrivo, che arrivi direttamente qua, ok. E secondi? Stacco qua, ok. Posso andare? Vado. Sì, vai. Aspetta, mi dai una mano a toccare Cardano, però sì, due secondi. È troppo complicato lo fiato. Ma no, in realtà per me è più semplice, però. Vai piano, piano. Oh no. Ecco il che. Vai. Ok, io direi che ci possiamo muovere. No, no. Ci vediamo, vediamo. Questo vado a utilizzare. Io continuo. Dovrò girare in mezzo azienda perché non mi ricordo dove lo spam partigiano. Sa, ci dobbiamo un attimo missione. Ci dobbiamo ancora sistemare un attimo perché dobbiamo ancora trovare una giusta sistemazione per tutto. Bravo. Io direi che sì, scusate il vantaggio. Io direi di fare un attimo quelli vicini, però tanto tipo l'otto va bene. C'è l'otto o il 2 dove è il 2? Faccio pure il 2 qua vicino. Ah, ma il campo 2 non ha fertilizzare, non lo so. Vabbè, io direi che io parto. Parti, parti. Io. Sono 20 che sarà in mezzo mondo o no? Questa però, quest'anno, adesso che stiamo seminando più che altro, avevamo lavorato ancora la terra con la lavorazione minima. Sì, ma appunto perché prossimo... è stata una cosa un po' imprevista sta roba, cioè non è che l'avevamo in programma. Infatti l'abbiamo ordinata per qualche giorno fa, era proprio in pronta consegna, ce ne ha fatto anche lo sconto fortunatamente. Cioè beh, sconto 1000 euro. Però... Beh, sempre qualcosina. Bravo. Quindi quest'anno renderà ancora un attimo meno, però va bene. Non prenderemo appunto come avvenendo più contributi, quindi adesso tutti i soldi belli belli che subiamo, però vabbè. Pian piano li faremo. Esatto. Ecco, magari il prossimo acquisto sarebbe un campo nuovo, dato che abbiamo un bel biondi con un bel autore da... Sì, adesso dobbiamo... Un po' di ore. Dobbiamo sentire avremmo un po'. Pensato sì, al campo 8, però dobbiamo chiamare appunto ancora il proprietario. Sì, sì. Sicuramente non si chiama anche se in vendita. Che io ho sentito da voci quando ero andato in paese, avevo sentito che lo affittava, ma secondo me te lo vende anche. Basta fargli una bella proposta. Secondo me te l'aveva letto il Gino, quello delle pecore, perché bravo. Sapere che noi abbiamo comprato anche le pecore. Abbiamo comprato le pecore dopo ve le facciamo vedere. Appunto Gino, che è quello dove ci ha venduto le pecore, ci ha detto che campo 8 era in vendita. Dopo però no, non sappiamo di chi era, piuttosto una cosa più in fretta e in furia, una voce. Vendita oppure in affitto? Cioè il venditore, cioè da quanto ho capito, un proprietario del campo è disposto sia a vendere che a affittare, quindi nel caso potremmo anche affittarlo, boh. A valutare bene. Sì. Sono cose da valutare bene perché i soldi sono presto in ordine. L'8R dopo lo faremo lavorare bene perché comunque noi abbiamo messo l'optional. Quello delle sospensioni poi regolare, diciamo, ecco. Quindi anche lì è un bel coso. Una bella comodità. Sì. Poi comunque se dire in pelle fa comodo, ecco, l'unica cosa magari un prossimo acquisto, un prossimo accessorio che li mettiamo su noi, è quello che lui cambiamo il tappetino, perché di base è su in Alcantara, ma si sporca subito. Quindi il prossimo cosa è quello. Ok, va bene. Dopo abbiamo adesso guardato... Adesso guadagneremo un po' anche dalle pecore perché comunque la lana fa in paese paga, quindi qua l'inverno andiamo molto sotto allo zero spesso,
non la rana quindi... paga. State tranquilli che il debito che abbiamo, ovvero 315.000 euro, andrà via presto. E eccoci, che abbiamo cambiato lavorazione per farvi, sì, per differenziare un po'. Io sono su Fiat Agri, il nostro uomo sta facendo quel campo lì, dopo vi fa vedere un po' di finagione con 6M. In modo da cambiare un po' quelle che sono le lavorazioni per non stufarvi anche troppo. Stiamo seminando di nuovo orzo per l'ultima volta, magari potremmo fare anche un po' di semi di soia, frumenti, vedremo. Ma semi di soia rendo un po', col massimo facciamo colza o frumento. Frumento, possiamo fare. Se semi di soia rendo un poco. Sì. Quindi adesso ha finito il caglio del campo lì, adesso prenderà il 6M, secondo, e va a spacciare. Sì, adesso porto a casa il... il New Holland qua andrà sul 46 e 47. Comunque nello scorso video, grazie per tutte quelle visual che abbiamo fatto. Sì, giusto, visual e anche i like, iscritti, bravi, like e visual soprattutto, anche comunque iscritti, siamo saliti di 2 o 3 iscritti in un video, quindi grazie. Mi scuso un po' per il lag, adesso... però comunque non spaventatevi, per quelli che vogliono cose piccoline, che l'8R sarà solo per i 12, non è che la fine a prendere una combo 15 metri. Magari dopo pensano male. Continuiamo con le 4 metri, tranne abbiamo preso appunto con la tua lista di 12 e tutto qua. Non spaventate. Il 6M l'avevo messo qua, sì. Allora. E qua adesso abbiamo un po' ripreso a usare questo canale, perché comunque sia io che mi avevamo un po' di cose da fare in questo periodo, cioè. Questo periodo, quindi... ecco, io sto nuovo sul canale, quindi lui adesso abbiamo ripreso, cerchiamo comunque ogni 2 giorni di portare un gameplay, cerchiamo, poi magari ci sono delle complicanze che dopo magari sarà uno ogni 3 giorni, magari per una settimana, non so, gli imprevisti purtroppo ci sono sempre, quindi al massimo vi teniamo informati, sì, appunto tramite le varie informazioni. Sì, magari con delle storie su YouTube così. Storie oppure seguiteci anche, anzi sarebbe seguite, beh sì, alla fine sì, seguiteci su Instagram per chi lo ha, che trf-bomber come si chiama il canale, in modo che li possiamo tenere aggiornati anche lì. No. Li teniamo aggiornati sulle varie serie, su cosa facciamo, in modo da non escludervi. Ecco, bravo. E anche magari sulle future potenziali live. Ecco, perché dovete sapere che la connessione perlomeno, noi siamo della stessa provincia. Quindi le connessioni con la pista sono il top. Infatti se vedete infatti adesso un po'. Abbiamo fatto un piccolo taglio perché appunto era crashato, lago anche perché vado a 50-60 fps. Ecco, beh, purtroppo non abbiamo il computer, se no ovviamente avremmo il nitrado, quindi... nitrado vabbè, lagherei comunque un po' io, però sarebbe già meglio, però secondo me sì, provo. E se riusciremo porteremo qualche live, se riusciremo, magari anche con qualche nostro amico. Ok. Dopo come vi ho detto, non siete sempre a parte multi, per chi vuole, abbiamo pochissime mod, non abbiamo niente a pagamento, cioè tipo DLC li abbiamo tolti così potete venire.
in modo da appunto per tuo avvio, aspettiamo. Niente, il lag è potente in me. Beh, così non aspettatevi la perfezione perché il lag è terribile. No, no, ma stanno vedendo che ho 300 di lag prima, infatti non risponde il trattore ah. Comandi. E allora, piccoli inconvenienti della vita che non si possono. Purtroppo la tecnologia sono anche questi inconvenienti. Perché bene o male la fibra non è che tutti ce la possano permettere, quindi. Bravo. Poi soprattutto se si è. Se nel proprio paese non è arrivata appunto la fibra, e quindi c'è poco da fare. Tipo, per capirci, faccio un esempio, ci sono 800 metri, ci sono mezzo montagna, diciamo, e qua la fibra non arriva, quindi devo usare, vabbè, una parabola, ma non è proprio fibra. È tipo connessione wireless, che appunto è uguale alla mia. E non è che se... capire che nelle zone dove siamo io e Bomber, le connessioni sono così. Non sono top quality. Nada. Adesso ho finito. Adesso magari prendo il Fiat, vengo lì a rendere. Ho tirato una laggata e quindi non ti si è sentito niente. Infatti sì. Mi si è puntato il gioco e mi sono trovato alla fine del campo. Comunque penso che finirà questo campo bombe. Farò il 46, poi direi che ci possiamo concludere. Sì, perché qua il lag. Il tempo vola dopo anche comunque episodi troppo lunghi. Stufano perché dopo diventano pesanti e quindi. Dopo state tranquilli che non useremo l'8R, lo faremo in due play. In modo da. Faremo vedere un po' come va. Esatto. Adesso prendo un bot di 5, così almeno gli facciamo un po' di ore. Comunque, come ho detto, a fine gameplay facciamo un attimo a vedere le pecore. Le belle pecorelle. Che ci frutteranno tanti soldi. Ma... No, meno. Io non devo passare bombe, sono un attimo andando in giro a vedere dove era il ghinatore. Ah, no. Allora intanto provo a mettere all'interno qua le falciatrici. Sì, se avete visto un T5 a volare. Non hanno visto perché sto facendo retromarcia. Ah ok, meno male. Ma guarda, ma devi mettere via, c'è ancora 46 da fare. Ah, allora. Niente. 46 è piccolino, quindi. Tanto parcheggio qua e faccio vedere le piccole. Comunque se ci domandate che l'altro ci usiamo, è una cosa si chiama? Una con comprima che farebbe vale da 1,80. Piangiato da mangiare, l'acqua sì. Idem, quindi adesso per il momento sono a posto. Di lana almeno da quanto so io non abbiamo ancora prodotto niente. Sì, perché comunque sono qua da un'ora, perché l'aria è cambiata da poco. Quindi niente. Si sa che non fanno niente. E invece l'imbottitrice. Comunque devono crescere, devono maturare. Cioè, si devono andare. L'imbottitrice invece è questa che appunto ha detto prima Ale. Che fa parte del. L'imbottitrice. La crona sì. Comprima. È una crona comprima da 1,80. Comunque Gino però ci ha venduto appunto delle pecore, è stato carino che un carico ce l'ha regalato perché proprio dovevo farle andare perché dovevo farne venire altre e sì, ho fatto lo sconto sul carico. Esatto. E niente. Però gli hanno detto che adesso basta pecore, le facciamo riprodurre noi e basta. Sì, massimo se dovessero morire a causa dell'inverno. Vabbè, quello non ci sta. Massimo li compriamo un po'. Esatto. Poi ecco, il nostro obiettivo è farne riprodurre almeno 30 con anni. Dopo si vedrà quello che.
dopo si vedrà. Bene, allora intanto ringrazio Dale che ci ha dato una compagnia, ci ha dato una mano e ci ha fatto compagnia questo episodio. Ma grazie a voi che io sono l'host mia bomba per mi dare una mano, ci siamo. Però è lui l'host della partita, quindi grazie ancora di tutte le visualizzazioni dal scorso video. E no. Continueremo un attimo questa fine giorno off camera e pregheremo almeno una volta. Dopo magari per farvi sapere l'opinione sull'8R magari faremo solo un'epicatura. Dopo vedremo. Così vi diremo come funziona. Così. Benissimo. Io intanto vi ringrazio e ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Sì, sì. Ciao a tutti. Bella.